Tanti auguri di buon 2023. Primo di gennaio, sono le 2 di pomeriggio, prima fumata dell'anno, col tabacco di cui parleremo nei prossimi episodi, che è il Brebbia, la special anniversary, 75esimo anniversario, 55esimo anno, prima fumata. Come classicamente nella mia bruma antica The Rock, ottimo tabacco, devo dire, le mie impressioni sono molto buone. Ma andiamo sul tema di oggi, video classico per celebrare i migliori tre tabacchi per me del 2022 e le migliori tre pipe del 2022, migliori tre, quelle che con qualche ragione mi hanno dato più soddisfazione. Partiamo dalle pipe. Le faccio vedere prima tutte insieme, poi ve le presento, tutte pipe che chiaramente ho comprato nel 2023. Eccoci qua. In ordine, non di preferenza, ma di come me le prendo, una Ardor Bulldog che mi sono regalato, meglio, mi sono fatto regalare per il mio compleanno di quest'anno di aprile. Forma splendida, lavorazione eccezionale che rappresenta molto bene Ardor, classico occhio qui con puntino celeste, davvero una gran pipa, è diventata una mia certezza. Fornello come piace a me medio, si è molto irrossita nel corso dell'anno, davvero grandi soddisfazioni. Ci fumo i naturali. Seconda pipa comprata in verità da Eva Vannicelli lo scorso dicembre, quando lei fa il Boxing Day, fa una giornata con un diciamo rappresentante con esposizioni di centinaia e centinaia di pipe. Io trovai questa fantastica Viprati, una mix tra una canadese ed una Lovat. Le misure possono essere quelle di una canadese, vedete il fornello, il cannello ovale. Questo bocchino a sella, per essere una Viprati, una pipa molto classica in verità, considerato lo stile di un artigiano invece che fa cose molto strane, una bella fiamma, mi sono innamorato, l'ho presa, è diventata la mia certezza per tutti i tabacchi naturali. Ogni tabacco naturale viene inaugurato in questa pipa perché è un riferimento certo del se mi piacerà o meno, sempre nella top 3 di tutti i tabacchi. Gran pipa, leggera, piacevole. E poi non ultima, ultima ma non ultima, una grande classica, una pipa che desideravo molto, una Mastro Tepaia Ciocco CT, questa è la pipa di Berzot, gran pipa. Se riesco vi metto anche la foto di Berzot da qualche parte che fumava questo splendore, è una eccellenza vera, come tutte le Mastro Tepaia secondo me, bellissima, elegante, nera, vera, giusta, importante ma non troppo, troppo carica. Stemmino del sole in rilievo, come per la serie diciamo più alta di Mastro, è bilanciatissima, è una gran pipa, io la adoro. Queste sono le mie tre pipe, diciamo, di maggior soddisfazione nel 2023. E vediamo invece i tabacchi. Tre tabacchi, non è stato facile sceglierli, e la stranezza vuole che in tre tabacchi ce ne sono due naturali e una affumicata. Questa è una particolarità che effettivamente è legata al fatto che, benché io sia un fumatore che predilige il tabacco, i tabacchi affumicati, latacchiosi in generale, cioè se andassi a gusto generale io qui vi avrei messo banalmente tre scarce, mettiamola così, Sob 129 e 132, se dovessi andare proprio a gusto puro e basta. Poteva inserirsi qualche eccellenza durante l'anno, primis il Celebrated Sovereign di McConnell, eccezionale, peraltro lo trovate in Italia questo, quindi ve lo consiglio, sono tabacchi che mi hanno stupito. Però io devo fare anche una scelta legata, secondo me, ai tabacchi che mi hanno anche stupito, e neanche a farla apposta, rivedendo un po' le recensioni, quello che ho pensato e tutto, due sono naturali. Quindi in verità io dei tre tabacchi che vi metto quest'anno, una è affumicata, è lo Scarce 132, no scusate, 129, una inglese Pipe
paurosa, paurosa davvero, di cui vi ricordo la composizione, perché non vorrei sbagliare se è proprio un inglese pura, o se ha qualcosa di Scarce 30-20. Ah no, è un inglese che però giustamente si sì, aggiunge un pizzico di perique e le foglie di Java, quindi diciamo foglie diciamo, di tabacco caraibico sudamericano. Una eccezionalità in un contesto eccezionale come quello degli Scarce, ma questo per adesso mi ha veramente livelli altissimi. Mi pare gli ho dato 9,5 anche sul blog, quindi andatevelo a vedere. Tabacco che se vi trovate a passare per la Svizzera, prendetelo assolutamente. È il riferimento, non ha nulla da invidiare ai tabacchi americani, come peraltro gran parte degli Scarce, ma questo decisamente sta proprio in vetta, ma all'alto alto livello. Poi invece due tabacchi incredibilmente naturali. Il primo è della serie HH, il Pure Virginia. È degli HH, tutti molto buoni, devo dire. Per me, con il Bull Kentucky, l'Old Fired, il Rustica, molto particolare, anche se troppo pesante per me. Ma l'HH, il Pure Virginia, mi ha stupito perché è riuscito a riposizionare un Virginia di alto spessore con l'uscita dei Gawit in Italia. E secondo me, ad oggi è il Virginia in purezza di riferimento per il nostro mercato. Non c'è dubbio, buono, piacevole. Anche qui riprendete la recensione scritta purtroppo perché ancora non facevo i video, però mi sembra che io ho dato 9 se non erro a questo tabacco perché era veramente sì, 9, una eccellenza vera e propria. Virginia in purezza, riferimento assoluto in Italia per il Virginia che più di tutti mi ha ricordato il Golden Glow e il Best Brown, insomma, questi siamo in questa nota, un Virginia dolce di base, ma assolutamente saporito, aromatico, piacevole, pieno di sfumature. E poi un altro naturale, incredibilmente, che mi ha totalmente sfregato è il Ready Rubbed di McConnell serie Heritage, quelli a tin gialla per capirsi. È un Virginia Orientali, anche qui mi ha assolutamente stupito. È diciamo il tabacco che mi ha fortemente ricordato il Sam's Flake di Samuel Gewitt, sempre Virginia Orientali, altro ottimo tabacco, ma migliore infumabilità perché il Sam's Flake, come tutti i Gewitt, è stato molto difficile da fumare, eccezionale, aromaticissimo. Anche qui purtroppo non facevo ancora video, questo canale c'è soltanto da 6 mesi più o meno, quindi ahimè, il blog però c'è da molto di più. Abbiamo superato le 120 recensioni la settimana scorsa. Andatevela a vedere, magari anche questa se avete dubbio, e anche questo lo trovate in Italia come il Pure Virginia di HH. Due riferimenti eccezionali, anche qui Virginia di base dolce, ma fortemente speziato, reso un po' più sapido, piacevole, con qualche evoluzione in più da degli orientali, eccezionali. Three Pipes, Three Tobaccos per me, per il 2022 sono questi. I vostri quali sono? Sono molto curioso, ho lanciato anche un paio di challenge su Instagram a un po' di amici, parenti e colleghi, spero che risponderanno perché è sempre molto curioso e si prende un sacco di spunti. Io torno a fumare il mio 75° anniversario e vi saluto. Ciao belli!